Ciao a tutti, eccoci di nuovo sul canale per parlare oggi di tutti gli upgrade che ho apportato al Simagic M10. Tutte cose carine e utili che vi mostrerò nel dettaglio una ad una. Passiamo quindi alla presentazione del primo degli upgrade che è il portalogo magnetico per il volante. Allora andiamo ad analizzare il primo degli upgrade ed è il portalogo magnetico per il volante AD del Simagic. Si compone praticamente di un pezzo tondo stampato in 3D con un magnete al centro e rivestito poi in carbonio. Questo ci consente di poter cambiare i loghi mettendo un magnete sotto al logo, semplicemente appoggiandolo, come faccio io in questa maniera, si attacca, si centra ed eccolo qui. E il logo è pronto. Adesso se lo vogliamo sostituire basterà toglierlo e sostituirlo con un altro sempre magnetico. Vi faccio vedere dietro c'è un magnete o anche una piastrina di metallo, insomma come quelle dei cellulari portacellulari che trovate anche su Amazon, e abbiamo cambiato automaticamente al volo il logo. Una cosa simpatica, molto carina e anche poco costosa, insomma, però è bello poter cambiare i loghi a seconda dell'auto che si sta guidando. Passiamo adesso al secondo degli upgrade, un upgrade che ho installato oggi ed è una button box, che è questa. Una button box davvero piccola, ma funzionale al tempo stesso, perché insomma racchiude in questi pochi tasti tutto quello che almeno per me è essenziale, serve, che uso di solito spesso in tutti i simulatori. Quindi ve la presento. È composto da una levetta in alto a sinistra, una levetta che è andata posizionata in alto e per me l'ignition, e invece sotto cambierà la funzione dei tasti, questi 6, 4 neri e 2 tondi. Se vedete, si accende il LED, questo significa che è entrata in funzione la seconda funzione. Se lo spegniamo c'è la prima funzione. Quindi questi tasti ci possiamo assegnare 6 funzioni diverse e altre 6 ancora diverse abbassando la levetta mod. Sempre in basso torna alla posizione centrale. Questo invece è il tastone Start Engine illuminato. Questi sono i quattro tasti che ho fatto, che ho preferito mettere a croce, perché così vi consentono di regolarmi il sedile in posizione 1. Quindi sedile più FOV con questi due più e meno, e questi invece la regolazione avanti e indietro è basso e alto del sedile. Poi ci sono i due tastini rotary, che nel mio caso sono per l'RS più e l'RS meno, e quest'altro invece per la Brake Balance più e meno. E poi c'è anche il tastino ulteriore schiacciato per altre due funzioni aggiuntive. Di lato abbiamo invece il tasto di accensione, da qui possiamo spegnere o accendere tutta la button box. Le dimensioni sono 13 cm x 6,5 cm, quindi davvero piccola, e 3 cm di altezza. Possiamo posizionarla quindi in qualsiasi posto perché non è ingombrante. Nel mio caso io vedete l'ho messa sopra il freno a mano Fanatec. Quindi è su misura, fatta su misura per il freno a mano, quindi praticamente va a filo. Ed è molto molto comoda perché da seduto praticamente ce l'ho tipo un joystick control, quelle delle auto vere, e quindi ce l'ho a fianco al cambio. La faccio vedere meglio. Il cavo esce da sotto e poi segue, vabbè, sotto il sedile, tutto nascosto col cable management, arriva poi nell'hub USB che è dall'altro lato. Passiamo adesso invece al supporto per monitor. Questo è un supporto del monitor che realizzo io ed è praticamente aggiustabile in altezza, quindi è regolabile. Ci sono delle viti dietro, con dei binari, sono due pezzi separati, c'è una staffa che va posizionata e avvitata qui all'interno della canalina. E poi c'è il supporto magnetico per il monitor. Magnetico perché vi faccio vedere, praticamente si attacca e si mantiene. Noi possiamo regolarci in altezza, vedete? Alzo, a seconda del volante che stiamo utilizzando, se è un formula, se vogliamo tutta giù invece per vederla in mezzo alle razze del volante rotondo, quello a D. Dopodiché stringiamo i due dadini che sono dietro, ecco qua, e la blocchiamo. Così è bloccata nella posizione che abbiamo scelto. Molto pratica e funzionale per avere la telemetria anche su tutti i volanti praticamente disponibili. E
Veniamo adesso invece al pezzo forte del video, e cioè la corona che ho fatto realizzare alla 3D Wrap, che è questa, è su misura per l'app della C-Magic. E secondo me è uscito davvero un prodotto eccezionale, è uscito benissimo. Sembra un volante unico, non sembra affatto una corona aggiunta, ma sembra il volante reale, intero. Bellissima, un bel peso nel totale tra hub, quick release e corona. Guardate com'è bella. No, ovviamente poi loghi e rivestimento è opera mia. È in alluminio nero, i manici sono rivestiti in vinile antiscivolo, che sembra un alcantara ma non lo è, in realtà è molto bello al tatto. E i manici non sono in plastica dura, ma sono in TPU, quindi abbastanza non morbidi, sono tipo gomma, quindi hanno un feeling più bello quando si impugna. Adesso ve lo faccio vedere montato. Facile con una mano, è andato bene, guardate che bello, vi faccio vedere anche i particolari. È stata realizzata praticamente su misura, con tutti i fori, le sagomature alta, sotto invece l'ho fatta fare arrotondata, quindi richiama un po' un Formula 1, un mix da Formula 1 e un volante da GT, per questo anche il nome Formula GT, e a breve, penso questione di giorni, sarà disponibile sul sito della 3D Wrap per l'acquisto per tutti i possessori di Easy Magic. Questa è la veduta dalla postazione con la dash e il volante. Button box. Questa è una veduta d'insieme. Diciamo che adesso mi ritengo abbastanza soddisfatto. Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo per la prossima recensione.